Il Ticino conta 350.000 abitanti, ma quanti di noi conoscono davvero il territorio? Da qui la nostra idea, andare alla scoperta dei comuni ticinesi. Il nostro viaggio per il Ticino ci porta tra vigne e nature, in un piccolo comune che si appresta a vivere una nuova stagione. Siamo a Gudo, dove abbiamo appuntamento con l'ultimo sindaco di quello che sta per divenire uno dei 13 nuovi quartieri di Bellinzona, Giacomo Zanini, che ci accoglie in municipio, dove in questi giorni che precedono le elezioni del nuovo grande comune c'è molto fermento e tanto da fare. Il mio ruolo è stato importante più prima, adesso è molto importante il ruolo dei funzionari, perché evidentemente la macchina deve funzionare già da subito, ecco. La cosa è vissuta positivamente, diciamo, vedo che stanno lavorando molto volentieri. Una gran mole di lavoro, soprattutto per la segretaria comunale, Grazia Tosoni, che insieme a tutti i funzionari sta portando a termine il passaggio di consegne. Di per sé abbiamo già instaurato delle collaborazioni con la città in modo tale che i dossier possano essere trasferiti senza particolari difficoltà. Quindi state introducendo tutto... Sì, piano piano i diversi temi, le diverse argomentazioni che appunto siamo con determinate tematiche, in questo senso, sì. Molti sono i servizi già accorpati con la capitale, dalla pulizia alla gestione dell'acqua. Gudo, giorno dopo giorno, si prepara insieme ai suoi 850 abitanti a vivere una nuova stagione. Di questo non ho vissuto male. Bellinzona è sempre stato fondamentalmente un punto di riferimento per la popolazione, per i giovani. Oggi penso che non ci siano tanti giovani che si trovano a Gudo. Cioè, quindi non penso di vissuto male, penso che il successo che ho avuto politico nel nostro comune è proprio legato al fatto che non è vissuto come un devo abbandonare qualcosa per qualcosa d'altro. Ecco. Lasciamo il municipio per visitare le scuole annesse alla casa comunale. Due sezioni di elementare e due di scuola dell'infanzia, dotate di un'attrezzatissima mensa. Attratti dal profumo che si sprigiona nei corridoi, facciamo una breve incursione in cucina, mentre la cuoca sta preparando il pranzo. Cosa sta preparando oggi di buono per oggi queste ragazze? La pizza. Immagino che saranno felici i bambini. Oggi sì, sicuramente sì. C'era il statino come primo, dopo c'era la pizza. E dopo parte il gelato, quindi oggi sono super viziati. Wow, giornata proprio di festa! Sì, 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 sì. E com'è essere la cuoca di tutti questi bambini? Troppo bello. Sì, proprio quella che mi piace. C'è una soddisfazione enorme. E poi sapere che praticamente mangiano tutto. Quindi funziona la mensa scolastica? Ah, sì, sì, sì. Sì, molto. È quasi l'ora di pranzo. Tra poco, in questa sala, regnerà l'allegria e il frastuono dei più piccoli abitanti del paese, che senza dubbio apprezzeranno molto il menù della giornata. Usciamo quindi dall'edificio per proseguire la nostra visita. Allora diceva che vogliamo Ma andiamo magari qui da parte, proprio c'è una delle aziende storiche, come mi dicevo l'attuale proprietario, che già suo papà era fabbro in quel posto, e difatti è in un posto un po' particolare, proprio sulla strada, perché quando è nato qui probabilmente ci passavano i carri. Andiamo a vedere. Sì. Ci spostiamo a piedi lungo la strada principale che attraversa per il lungo Gudo per raggiungere il laboratorio del fabbro. Buondì. Padron? Non c'è. Oddio. Avremmo voluto scambiare due chiacchiere con il titolare di questa attività, ereditata dalla famiglia, per conoscere qualcosa di più dell'Agudo di un tempo, quando questo laboratorio ha aperto i suoi battenti e il contesto circostante era decisamente ben diverso. Oh, questa è un'azienda storica di Gudo, proprietario attuale, è 40 anni che gestisce questa azienda, e prima ce l'aveva suo papà. E evidentemente dalla collocazione capite che è nata in un'epoca diversa, è una delle poche aziende artigianali di Gudo, questa è sicuramente come era tanti anni fa, ecco, come organizzazione. È un fabbro, fa attività da fabbro
con ogni probabilità il giorno in cui verrà rimessa non sarà più qui, però non si sa mai. Ecco. Da qui, sempre a piedi, raggiungiamo la chiesetta di Santa Maria, un edificio sacro storico situato in un comparto che il municipio sta rivalorizzando, restituendo una piazza più vivibile collegata alla casa comunale con un passaggio pedonale. Spazio questo usato molto dalle associazioni, in particolare da due, a Pro Gudo e al Carnevale, specialmente d'estate per fare manifestazioni. Quindi c'è un importante credito che permetterà di rivalorizzare questa chiesa, la piazza. Verrà tolto con la casetta, verrà messa una piazza, verrà fatto un collegamento stradale col municipio e qui viene ricreato il muro che c'era, è stato abbattuto 20-30 anni fa per fare porcheggi come si faceva, viene ripristinato. Storicamente questa chiesetta si affacciava a quello che un tempo era un convento, ma questo sito è rilevante anche sotto il profilo archeologico. Perché qui tra l'altro, qui sotto c'è una zona archeologica importante, del villaggio dell'età del ferro, del bronzo, che è rimasto sotto, perché questo è un cone di azione, che è stato scoperto negli anni 20. Probabilmente la maggior parte è ancora sotto. Ecco. Per avere una visione più ampia del territorio comunale, ci spostiamo in collina, punto d'osservazione privilegiato per comprendere tutte le sfaccettature di Gudo. Gudo, il territorio di Gudo, va molto al di là del fiume Ticino che vede lì. Praticamente arriva fin quasi dove vede quelle serre di plastica. Infatti è anche distinguibile perché praticamente non ci sono attività impegnative, c'è il lago, tutto quello è il demanio del cantone. E il territorio di Gudo prosegue anche molto a sud, praticamente fino a quel bosco. Tant'è vero che sul piano, dopo il comune di Locarno, il comune di Gudo è il comune che ha più territorio sul piano. Che è tutto territorio agricolo, tutto territorio, oppure come quella, diciamo, bolla, ce ne trovo anche il posto, e non ci sono attività industriali o altro. Ci addentriamo dunque nella zona residenziale, suddivisa in piccoli nuclei di case, collegati tra loro da verdi vigneti, per poi raggiungere la zona non edificabile, il paradiso dell'uva e dei viticoltori che contraddistinguono questo comune. Qui si trova la tenuta di Flavio Ramelli, che troviamo intento a lavorare nella sua vigna. Questo è un angolino di Gudo che le è molto... un paradiso, diciamo. Caratteristico, ecco. Diciamo. È proprio tutta zona verde, siamo in mezzo alla vigna e poi è un piccolo quartiere di Gudo che è proprio, non è isolato, però abbiamo tutta un'altra, sì, un'altra quiete. Non è sulla cantonale, siamo un po' fuori e si sta bene, guardate che si sta bene. Lui è proprio un professionista, nel senso che vive proprio facendo questo. Questo fa anche, produce anche le barbatelle. Siamo quattro vivaisti in Ticino, di cui io faccio parte di quei quattro vivaisti, ecco. E forniamo le barbatelle, produciamo le barbatelle e le forniamo ai viticoltori per nuovi impianti oppure per delle... Barbatelle, quindi sono le piantine, nuove piante. Come per esempio, ecco quella là, una barbatellina che ha 2 anni e dopo 3 anni produce l'uva. Ah. Quindi ci vuole, per produrre una bottiglia di vino da zero ci vogliono 5 anni. Flavio ci tiene a mostrarci la sua cantina, i tini di fermentazione, ma anche le botti di legno che proprio quest'inverno sta restaurando in vista della nuova vendemmia per migliorare la qualità dei suoi vini. Ringraziamo e salutiamo. Riscendendo dalla collina, riusciamo a scorgere oltre il boschetto un'altra attività presente a Gudo, il campeggio. Ci fermiamo dunque in un bar per un caffè. Qui incontriamo un altro abitante di Gudo che si divide tra la sua attività principale e la sua passione, la vigna. Tiziano Tetamanti, proprietario di un agriturismo, è infatti uno dei produttori di vino di Gudo. Ma gli chiediamo, cosa rende così speciale questo paese? Prima di tutto penso ai cittadini, poi il paesaggio, la tranquillità, non abbiamo zona industriale, non abbiamo autostrade che passano a Gudo, non abbiamo, si può dire, magari anche lì purtroppo la ferrovia, però
non c'è neppure la ferrovia, quindi siamo un piccolo paesino dedicato all'agricoltura, alla natura e ai vigneti. E poi con questa apertura sul piano del Magarino, penso può dirlo pure il sindaco, siamo forse uno dei comuni che dà più territorio al parco del piano. Ringraziamo il nostro interlocutore e decidiamo di andare a vederlo coi nostri occhi, questo piccolo paradiso nel piano di Magadino. E la vista ne ha pagata, quando davanti ai nostri occhi, tra i rami secchi degli alberi, spunta un piccolo laghetto, uno specchio d'acqua protetto, perché qui, come in altri punti del piano di Magadino, c'è un forte passaggio di uccelli migratori, una piccola oasi di natura che sfugge al passaggio.